Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti nel mio canale. Oggi sono qui per parlarvi dei miei 20 anni. I 20 anni è l'età più bella che esiste, l'età più giovane, l'età che tu vorresti fare tante cose, un futuro, vorresti un ragazzo, vorresti una vita felice, vorresti fare le tue scelte, non vorresti dipendere dagli altri, ma purtroppo per me non è stato così. A 20 anni a me è arrivata una notizia inaspettata. Ho sofferto in depressione. Non so chi conosce la parola depressione, non so chi di voi ha potuto soffrire di depressione. Io purtroppo sì. Ho lottato 10 anni in depressione. È stata dura, ma veramente dura. Non so nemmeno io come ho fatto a uscirne fuori. Avevo tanti disturbi, giramenti di testa, mal di stomaco, volevo stare sempre da sola, non gradivo la compagnia, eppure sono una persona che amo tanto la compagnia, ma amo tanto l'amicizia. Ma in quel periodo volevo stare da sola, più delle volte mi chiudevo in camera da sola, non volevo proprio vedere nessuno, avevo sempre la febbre. Mi portava un decimo di febbre, certo, un decimo di febbre non è chissà che era 37,2, 37,3, massimo 37,5, ma per me era tanto perché mi lasciava talmente debole che non ce la facevo nemmeno per me stessa. Sono stata comunque curata dalla psicologa per 10 anni. A 22 anni sono andata dalla psicologa, a 20 ho iniziato a scendere in depressione. Cominciavo ad avere questi disturbi, paura, ansia, tanti disturbi avevo. A 22 anni ho iniziato le cure psicologiche. Sono state difficili perché io ero un po' testarda, ero un po' dura, perché non riuscivo ad ascoltarla, volevo fare di testa mia, pensando che facendo di testa mia io avrei risolto il problema. Purtroppo, fin quando non ho iniziato ad ascoltare la psicologa, non è arrivato il momento col cui io iniziavo a guarire. Per 8 anni ho preso i farmaci. Quei farmaci non è chissà che mi facevano, perché io avevo bisogno di distrazione, di uscire. Questo era il bisogno che avevo. I farmaci sì, aiutano un po', ma non più di tanto. Mi mettevano sonno, mi svegliavo tardi la mattina. Non ero una persona come tutte. Ho 3 fratelli e una sorella, solo io stavo così male, mi vedevo così tutta diversa, non so proprio come raccontarlo. Se qualcuno di voi ha sofferto la stessa cosa, può raccontarmi la sua storia, un qualcosa, un commento con 2 o 3 parole, quello che volete. Certo, quando scendo in depressione c'è sempre un motivo. E il motivo, non so come spiegarlo, erano motivi di famiglia. Non riesco, non so come farvi capire, perché a volte ci sono delle cose anche personali. Non so se dirlo o no. Comunque, in poche parole, vi dico solo una piccola parte. Ho un padre che mi ha impedito tantissime cose. Che qualsiasi cosa volevo fare non me lo permetteva. Io avevo un'età, eppure non riuscivo ad essere dura, a dire io sono di età, faccio quello che voglio. Non ci riuscivo, quindi ero diventata come una vittima debole su questa cosa. Quindi fin quando non ho superato, non ci riuscivo. Poi piano piano ho iniziato a capire che bisognava lottare, bisogna lottare per andare avanti, per stare meglio. Pensa, ho iniziato a lavorare ai miei 27 anni. Sono andata a lavorare proprio tardi, proprio perché stavo male. Anche sul lavoro, insomma, spesso mi facevo la malattia perché non stavo bene. Comunque mi sono iniziata a liberare ai miei 30 anni, che poi la psicologa ha insistito di farmi prendere la patente, che io non avevo la patente, non l'ho presa a 18 anni. A 30 anni
Tardissimo l'ho preso, ho preso la patente. Da quando ho preso la patente è stata una cosa molto bella, molto diversa. Credevo pure anche che non riuscivo a guidare, che ero incapace. Invece è stato semplice. Mi sentivo autonoma, è stata tutta un'altra cosa. Quindi qualsiasi persona soffre di depressione e gli sconsigliano la patente. Per me è sbagliato perché io con la patente sono riuscita ad andare avanti, sono riuscita a stare meglio, andavo a lavorare, poi purtroppo sono circa 5 anni che non lavoro, però comunque guido, faccio una vita normale, vivo con i genitori, anche se non è di mio gradimento, mi piacerebbe avere una vita per fatti miei, ma fin quando non ho lavoro non posso. Aver sofferto di depressione e uscirne fuori, oggi io posso dire mi sento felicissima, davvero felicissima, perché non ci credevo che riuscivo a liberarmi. Pensavo che era un problema che me l'avrei avuto addosso per tutta la mia vita, per tutto il resto della mia vita. Non ci credevo che mi liberavo, eppure veramente grazie a Dio mi sono liberata. Certo, ancora oggi sono una ragazza un po' delicata, diciamo, paure, facilmente prendo l'ansia, però la lotto subito e la prendo. Non so come farvi capire. Come io prendo una paura, qualsiasi cosa, che ne so, se mi danno una notizia, quello che succede. La lotto, cerco sempre di pensare alle cose belle della vita. Mi faccio, come per dirvi, davanti ai miei occhi, so una notizia che non è bella, allora io penso subito, cerco di pensare al bello della vita. E allontano il brutto per stare meglio. Poi non avevo la televisione in casa perché i miei non avevano la televisione e la psicologa mi consigliava di avere la televisione per abituarmi alle notizie. Poi me l'ho fatta, l'ho avuta per 5 anni e devo dire che mi ha aiutato veramente tantissimo perché ora quando sento una notizia non mi fa più così male. A quei tempi, i miei 20 anni, 22, 23, quando sapevo una notizia, io stavo male, mi andavo a mettere a letto, pure se, come per dirti, si sentiva male una persona dell'America, oppure qualsiasi notizia sapevo che c'era la guerra, chissà dove, io stavo male e non ero abituata alle notizie. Ecco perché mi faceva così male. Poi piano piano ho iniziato ad avere la televisione, ho iniziato ad avere le notizie, ora non mi fa più niente. Certo, un pochetto sì, ma lo lotto. Ora la maggior parte delle notizie lo vedo tramite YouTube, perché la televisione non è che poi mi attacca più di tanto, almeno per me è così. L'unica cosa che mi dispiace. Perché io avevo 20 anni e se stavo bene allora, può darsi che avrei avuto un ragazzo. Quella è la cosa che mi è mancata di più. Se stavo bene a quei tempi, era più facile. Oggi ho 43 anni, l'arco della mia gioventù è passato. Non è che sono di età fuori, però a 20 anni è più facile avere un ragazzo. Questo mi è mancato tanto. Mi piacciono tanto i bambini e è una sofferenza che mi sto portando ancora dentro, purtroppo. Non ho avuto un ragazzo e quello era il mio sogno, anche se mi sarei sposata a 30 anni, per me era una cosa bella. Purtroppo non ho avuto nessuno, devo essere sincera. Solo un paio di storie, diciamo, però poi finite subito. L'ultima ci sono stata molto male. Perché è finita, però è andata così. Ormai che dire, di andare avanti e di stare, cercare di stare meglio quel che riesco. Quello che penso ora, la cosa più importante è avere la salute buona. Non ho una salute proprio 100% buona perché ho problemi sono nata con la displasia alle anche, quindi ho subito già 4 interventi. Tra un anno me ne devo fare il quinto,
Poi mi devo operare anche la mano, il tunnel carpale, quindi diciamo che ho un po' di problemini. Però sono tutti problemi che si possono risolvere. E questa è una grazia che ho, devo dire veramente grazie a Dio. Se qualcuno di voi ha sofferto di depressione, come ne è uscito fuori? Qualsiasi cosa volete raccontarmelo, io sono qui. Se qualcuno vuole un aiuto, che si trova ancora in questo stato di salute, di depressione, e può darsi che pensa, no, io non ci riuscirò mai a uscirne fuori. Non è assolutamente così, perché anche io dicevo così, dicevo assolutamente, io non guarisco più, perché non ascoltavo la psicologa, ma quando ho iniziato a capire bene cosa dovevo fare per andare avanti, alla fine non è stato così, è stato tutto più semplice. La mia vita, ora posso dire che veramente la mia vita è bella. La vita è bella, bisogna solo sapertela gestire. Penso sempre a questa frase che dice: un giorno senza sorriso è un giorno perso. Tu immagina quante volte mi ho perso il sorriso io, perché ero sempre triste in quel periodo. Quante lacrime, a parte triste, quante volte ci piangevo che stavo così. Sono comunque una ragazza che mi commuovo facilmente, non è che chissà che ci vuole per uscire una lacrima a me, proprio facilmente, quindi cerco sempre di nascondere questa cosa, ma non riesco perché comunque mi commuovo tantissimo, mi emoziono tantissimo. Sono molto sensibile, una sensibilità che una cosa non è che tu, ad esempio, pensi una cosa, tu prima che la pensi, io già l'ho pensata da mezz'ora, per fare solo un esempio. Sono troppo sensibile, questo è quello che, diciamo, mi fa soffrire un po' di più, la mia sensibilità. Ma sono felice di quello che sono felice dei passi che ho fatto, sono felicissima di tutto, di aver superato, di aver uscito dalla depressione, perché è stata una lotta dura, una lotta di 10 anni, per 7 anni ho preso le medicine, i farmaci, poi piano piano le ho lasciate, ora non prendo niente. Diciamo che per grazia di Dio la mia salute sta bene, ho solo problemi per le anche, ma del resto devo dire grazie a Dio sto bene, non mi manca veramente nulla. Spero solo che un giorno potrei avere un lavoro, solo questo vorrei dare alla mia vita. Questa è l'unica cosa che mi manca. Mi manca perché non è facile andare avanti senza un lavoro. Certo, sto con i genitori, non mi fanno mancare nulla, ma se avrei un lavoro fosse tutta un'altra cosa. Me lo auguro con il cuore che possa avere un lavoro. Questo è tutto che vorrei. Saluto tutti i miei iscritti, chiunque ha sofferto di depressione e chiunque sta ancora lottando di questo, può scrivermi, può commentarmi. Può scrivermi anche tramite email. Il mio indirizzo email è rosidonatone 073 chiocciolagmail.com. Quindi chi vuole può contattarmi anche tramite email, tramite Facebook, come volete. A me fa piacere. Saluto i miei iscritti, vi auguro a tutti una buona giornata. Per oggi vi saluto. Ci risentiremo al prossimo video. Spero tanto che il video vi sia piaciuto. Che vi sia piaciuto tutto quello che io ho detto. Qui racconterò tutta la mia storia, perché ce n'è ancora tanto da raccontare. Ah, vi volevo informare che ho il secondo canale che si chiama solo Rosy Donatone, quindi volendo potete seguirmi anche lì. Anche lì l'ho chiamato il diario della mia vita. L'unica cosa, farò dei video diversamente. Diversamente, può darsi che racconterò di un'altra maniera. Grazie a tutti, vi auguro una buona giornata. Al prossimo video, un bacione a tutti, a presto.